Amici di Rossini TV, oggi con le nostre telecamere vi portiamo a Tavuglia per l'inaugurazione ufficiale di Base Tavuglia, un nuovo spazio che l'amministrazione comunale ha realizzato per dedicarlo alle attività giovanili. Con Francesca Paolucci, sindaco di Tavuglia, particolarmente orgogliosa oggi perché insomma siamo in un bel posto per fare l'inaugurazione di una bellissima cosa. Qui abbiamo recuperato un paio d'anni fa un immobile che aveva un'altra destinazione commerciale, lo vendevano, e nel centro di Tavuglia è un luogo anche abbastanza, direi anche a parte, isolato rispetto a tanti altri edifici, quindi il piano terra con un grande piazzale davanti, abbiamo fatto il magazzino comunale e quindi risparmiando sull'affitto che pagavamo prima, e sopra, che è tutta una vetrata, si presta molto, abbiamo creato questo spazio giovani e adesso è anche arredato, è anche pieno di giochi, di attività, è già utilizzato dai ragazzi la sera e sono anche parecchi. Considera che a Tavuglia non c'è mai stato e piano piano stiamo cercando di un pezzetto alla volta di creare una serie di servizi nuovi o di migliorare quelli esistenti, a partire chiaramente dalle scuole fino ad arrivare ai nostri giovani con questo spazio qui, con tutti gli spazi dedicati allo sport, i parchi giochi, i parchi all'aperto, e questo era veramente un tassello mancante. Spero tanto che venga utilizzato, questo è solamente l'unica cosa che mi interessa. Un sindaco, nel tuo caso una sindaca, generalmente ha questo ruolo un po' difficile, quello di dire sì o no alle proposte che arrivano dagli assessori, alle proposte che arrivano dalla cittadinanza. In questo caso il sì è stato facile. In questo caso è stato facile e onestamente è stato proposto da me, quindi in questo caso non potevo dire propongo e poi dico no, dovevo dire sì per forza. No, però tutti siamo stati molto contenti, era qualcosa che quasi sognavamo, perché trovare lo stabile, organizzarci senza indebitarci, anzi, con tutta una serie di condizioni che dall'inizio dell'amministrazione abbiamo messo in atto, quindi efficientamento energetico, tutta una serie di cose, siamo arrivati a questo punto, quindi è un sì all'unanimità. È difficile catturare l'attenzione del vice sindaco Laura Macchini, che è impegnatissima, richiestissima in queste fasi che insomma precedono l'inaugurazione di questo posto, ma il sorriso come sempre parla da solo, grande soddisfazione. Sì, sì, siamo molto contenti e soddisfatti perché questa è una storia infinita. E nel 2019 mi sembra abbiamo acquistato questo stabile proprio con l'idea di regalarlo e donarlo ai giovani. Poi c'è stato di tutto, dalla pandemia a continue chiusure, a poi la modalità di trovare i ragazzi, intercettarli, che non è stato facile perché insomma sappiamo anche i problemi legati, no, socialmente ai giovani oggi. E poi insomma altre vicissitudini particolari. Oggi 30 aprile siamo qui a inaugurare Base Tavuglia e dico finalmente, perché ci vuole un segnale di apertura, ci vuole un segnale di ricrescita, di rinascita e soprattutto di una casa che venga veramente data ai giovani. Perché fino ad oggi io mi seguo il sociale, siamo riusciti a dare risposte molto agli anziani, che è una cosa molto importante, però non siamo mai riusciti a trovare, parlo per Tavuglia perché già a Rio Salso abbiamo un centro di aggregazione, a trovare un punto di aggregazione proprio per i giovani. E Tavuglia è molto grande, molto vasta, però a livello di strutture fino ad oggi non avevamo un luogo preciso dove poter costruire qualcosa, perché siamo proprio all'inizio,
stiamo inaugurando, diciamo, una scatola vuota e la dobbiamo riempire, e quindi sarà quello, diciamo, la nostra missione. I ragazzi ci sono contentissimi, hanno dettato loro il nome Base Tavuglia, hanno dettato loro i giochi che trovate all'interno, quindi diciamo che noi siamo veramente pronti e contenti a secondare le loro richieste. Come sempre per Rossini TV parleranno le immagini del nostro operatore, ma intanto descriviamola anche a parole, quello che ci sa, che c'è dentro e che troveranno i giovani. Cioè, intravediamo da qua uno spazio ristoro, ma intravediamo un po' di tutto. Che cosa c'è? Sì, allora è un salone molto molto grande, era un ex salone, uno showroom, e abbiamo mantenuto questa apertura, questi ampi spazi. Abbiamo creato una zona gioco dove abbiamo messo un biliardino, abbiamo messo una tavola da ping pong, e poi i ragazzi hanno assolutamente voluto i giochi da tavola, dal risico alla tombola, tutti questi giochi. E poi abbiamo fatto invece una sala dedicata allo studio, dove abbiamo messo dei tavoli, e chiaramente non poteva mancare il maxi schermo, televisore gigantissimo con la PlayStation, e una televisione, una smart TV, dove loro possono comunque collegarsi anche su YouTube, ascoltare musica e quant'altro. E poi ci sono due stanze, diciamo dei privé, una sala caffè e un'altra che era un vecchio ufficio che abbiamo mantenuto, perché se qualcuno vuole, insomma, parlare in maniera più privata, è importante che ci siano anche, no, delle stanze, insomma, più intime, ecco. Maria Bartolucci, artista, ci rivediamo ancora una volta e ancora una volta per un'opera in un muro di una iniziativa dedicata ai giovani del Comune di Tavuglia. Assolutamente sì, e come abbiamo già parlato in passato, come ci siamo già detti, è fondamentale creare degli spazi adatti ai giovani del nostro territorio, e quindi se si può aiutare in qualche modo lo si fa molto volentieri, e mi piace sempre creare questo tipo di collaborazioni proprio per dare un segnale, perché è fondamentale tutelare il futuro, e il futuro sono i ragazzi del nostro territorio, senza dubbio. E poi qua di spazio ne avevi in quantità, tutta la parete alta che fa da insegna e la grandissima parete sulla quale hai dipinto il logo di Tavuglia, che è un logo bellissimo tra l'altro, che ha un sacco di motivi dietro ma che è di grande impatto. Sì, infatti anche all'esterno abbiamo voluto giocare sul movimento e sui colori proprio del logo del comune, e abbiamo creato insieme questa idea per valorizzare questo spazio. Il consigliere regionale Andrea Biancani, che è voluto passare per fare un saluto e per venire a verificare di persona. Beh, devo dire che questo è un bellissimo spazio, faccio i complimenti all'amministrazione di Tavuglia, perché quando si apre un nuovo spazio dedicato ai giovani è sempre una bella notizia. E devo dire che però c'è anche un pezzettino del mio lavoro all'interno di questo nuovo spazio, perché avevamo ormai un paio di anni fa, avevamo finanziato anche se un po' di risorse, e appunto che sono servite per l'amministrazione per riuscire a completare questo progetto. Quindi oggi la mia presenza qui è sicuramente un motivo per fare i complimenti all'amministrazione, ma anche per venire a vedere un lavoro iniziato diversi anni fa che oggi in qualche modo arriva a compimento. Siamo col presidente Hauser, Massimo Ciabocchi. Questo è in effetti in realtà un circolo Hauser. Sì, come Hauser provinciale, APS, Promozione Sociale, abbiamo dato la disponibilità ad accollarci Base Tavuglia, che penso sia uno spazio fantastico per i giovani, che pochi comuni possono vantare di aver messo a disposizione, a una platea di già oltre 60 ragazzi iscritti e che possono venire qui a dare sfogo alla loro creatività. Ne abbiamo già parlato in un'altra occasione, però è opportuno ribadire: Hauser nell'immaginario collettivo è abbinato a un'età, diciamo, avanzata, qualcuno di addirittura un po' più anziano di me, e invece qua siamo coi giovani.
Sì, diciamo che il mio avvento come presidente provinciale, no, il primo non pensionato, ha portato questa ventata di ringiovanimento, ma soprattutto per il fatto che con la pandemia un sacco di giovani si sono resi conto di quanto sia importante il volontariato, e questa è una degli esempi più calzanti, perché uno spazio gestito da giovani per stare insieme e quando c'è bisogno per fare anche del bene insieme. Stiamo cercando di coprire tutte le fasce d'età, anche perché noi passiamo, poi deve venire qualcuno a raccogliere lo scettro per dare servizio ai deboli e fragili, che in larga parte sono gli anziani, quindi cerchiamo forze giovani per aiutare quelli che sono meno giovani a stare bene e ad avere un minimo di dignità nel loro essere, nel loro esistere. Siamo con Alessandro Baronciani, artista acclarato e molto conosciuto, come ho avuto modo di sottolineare anche prima, che si presta a collaborare a questa inaugurazione e all'allestimento anche, sì. Con una performance tutta particolare. Allora, quando mi hanno chiesto di organizzare qualcosa per base, mi è sembrato molto carino coinvolgere un po' di artisti super giovani, artisti della nostra provincia di Pesaro. Infatti sono di Sant'Angelo in Lizzola, sono Morciano, Riccione, Pesaro, e quindi comunque è strano perché Tavuglia incrocia tutte queste strade, e quindi mi sembrava bello dedicare questa apertura a questo gruppo di ragazzi che regalava una loro opera per arricchire anche un posto che deve essere frequentato dai giovani. Quindi, come una volta nelle chiese si andava e si entrava e si lasciavano delle cose, adesso in questo centro di aggregazione oggi noi regaliamo queste opere d'arte che rimarranno qua e faranno ancora più ricco il posto. Nella ricerca, nella selezione hai avuto difficoltà, hai addirittura dovuto scegliere, come è andata? Ma guarda, io mi piacciono tantissimo seguire, e dove posso anche dare una mano a questi ai giovani illustratori, anche perché io quando ho cominciato non avevo tantissime persone con cui passare del tempo, anche chiacchierare soltanto di illustrazione, di fumetti. E le persone che ho selezionato sono dei ragazzi che stanno tutti lavorando nel mondo dell'illustrazione, del fumetto e nel mondo dell'arte a livello proprio più pragmatico. E c'è Lem che fa sketch per studi di animazione di Los Angeles, e Elisa Menini che ha vinto adesso il premio Napoli Comic Con per miglior disegno, e Scuola d'Arte di Urbino. Poi c'è Guido Brualdi di Pesaro che ha stampato adesso il primo suo libro con una casa editrice ed è anche un cantante. Poi c'è Viola Bartoli che è una bravissima illustratrice che adesso collabora con Repubblica. E poi c'è Moro, che è un altro ragazzo che fa tantissime autoproduzioni. Lui è Louisine Smith, che è una ragazza di Riccione, di origini argentine, e tutti sono persone che lavorano e girano l'Italia cercando di promuovere i loro lavori. Mi piaceva che fossero qui riuniti, perché comunque hanno un po' di spirito del lavoro, cioè muoversi, girare, far vedere le proprie cose. È la condizione essenziale per far conoscersi e conoscere anche cose nuove. Ti abbiamo ascoltato prima con Laura, con la quale hai un rapporto antico di conoscenza addirittura, e stavate parlando proprio del più e del meno. Io ho origliato e ho sentito che tu suggerivi anche questa idea di far diventare questo spazio una sorta di mostra permanente con un rinnovo periodico delle opere. Beh, è bellissimo che pensare che un centro di aggregazione poi possa diventare una cosa sempre più grande e avere sempre più opere d'arte dedicate e lasciate qua dagli artisti che vengono a trovare il posto, e così rendere ancora più ricco il posto, non solo perché arrivano i giovani, ma perché così il posto diventa una mecca dove poter vedere dei disegni che non si possono vedere da nessun'altra parte. Quindi mettere Tavuglia nella mappa per poter andare a visitare un museo permanente di opere d'arte. Noi iniziamo con 6 e poi chissà, vediamo se l'assessore appoggerà questa idea, che, come sai, le idee hanno bisogno, sì, sono delle fiamme che hanno bisogno di legna, di combustibile. Alberto Mariotti, il referente del gruppo giovani che ha avuto la possibilità di gestire questa struttura, ma soprattutto di frequentarla.
Assolutamente, abbiamo avuto questa grandissima fortuna, infatti siamo enormemente grati a tutta la giunta comunale di Tavuglia, alla regione, per averci concesso una struttura così. E noi già 2 mesi che la stiamo frequentando, tutti stanno partecipando in maniera attiva e ci siamo dati un nostro regolamento interno, stiamo affrontando e studiando progetti futuri che coinvolgeranno parecchi giovani entusiasti di questo progetto. We'll be right back.